Ciao a tutte, faccio questo video fuori casa, c'ho i vicini che lavorano, quindi sentirete un po' di rumori, ma al massimo faccio più figura io che mi sentono parlare da sola. Allora, oggi volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto quest'anno alla fiera di Manualmente, che si è tenuta in questi giorni, dal 26 al 29 settembre, all'Ingotto Fiera a Torino. È la stessa fiera a cui cioè ero già andata l'anno scorso, dove al ritorno, ahimè, sul treno mi hanno ciulato il mio telefonino, l'S3 che mi sono dovuta ricomprare per la seconda volta. E vabbè, quest'anno sono andata in macchina con mia sorella e delle sue amiche. Il bello è che ero partita con l'intenzione di non acquistare nulla perché non avevo bisogno di niente quest'anno. Bene, in realtà ho comprato di tutto e di più. Allora, se la batteria mi regge, vi faccio vedere i miei acquisti. Allora, ho acquistato nello stand della stamperia questo bellissimo acrilico viola che fa veramente schifuzz dalla fotocamera, ma faccio che allegarvi una foto di questo viola che almeno vedete com'è realmente. Ok. E questo è un acquisto, il primo della giornata. Dopodiché, no, non era il primo, è il secondo quello. Sono passati in uno stand che è esattamente questo, se non ricordo male, dove ho trovato la To-Do a 2,40 euro. È tantissimo, però io la trovavo a 3,20 euro e passa, quindi mi è andata ancora bene. E ho preso questo panetto con questo bellissimo arancione che mi piace veramente un sacco. Poi questo panetto qua giallo, che anche questo è un giallo che mi piace veramente tanto. Poi ho preso questo blu qui, molto molto bello. Sembrano tutti perlati, ma non lo sono. L'unico perlato è questo, che è questo azzurro. Quelli che sono marble hanno questo effetto perlato. E infine, ovviamente, non poteva mancare il viola, che anche questo non rende una cippa. E quindi, per farvi vedere un po' meglio, vi metto la foto che si vedono bene di profilo. A questo punto, io pensavo di aver finito di acquistare. Se non che sono, ho insozzato perché mi sono appoggiata col piede, sono finita in uno stand dove vendevano a gomitoli, quindi cose giganti, la fettuccia elastica per fare questi bracciali che sono rimasto il segno, vabbè. E quindi, visto che c'era lo sconto fiera, ne ho acquistati ben 12 e uno me l'hanno regalato. Adesso ve li mostro tutti. I colori anche qua non rendono, ma alla fine, dopo avervi fatto vedere tutti, vi faccio scorrere una miriade di le 13 foto dei vari colori. Allora, partiamo. Questo qua che sarebbe lilla, anche se non si capisce molto. Poi grigio, guardate, molto molto bello, poi molto morbido. Poi c'è, beh, ovviamente nero. Me lo metti a fuoco, ok? Non potevo non prenderlo nero. Poi questo color carne rimane più largo degli altri, non si stringe bene come gli altri, questo qua. Poi Isa, questo rosa è veramente bello. Qua rimangono molto spenti i colori perché il cielo è grigio, però è veramente bello, ve lo assicuro. Spostiamo un pochino di più perché ce ne devono stare un po'. Questo bellissimo azzurro cielo e poi è morbidissimo. Questo che è un azzurro verde petrolio, anche qua non rende, rimane molto chiaro. Vediamo se mettendoci la mano davanti lo scurisce un po'. Vedi? Vedete come è uguale al colore del mio smalto. Sì, esattamente. Poi, altra borsa. Se riesco a guardarlo. C'è questo bel fucsia. Un fucsia scuro è più chiaro di quello che ho io. Oddio, mi è partita una pallina. Poi c'è rosso. Io non lo volevo rosso perché io non amo il rosso. Però quando poi me l'hanno regalato uno, bene, si sta sfaldando tutto. Ho fatto che prendermi il rosso. Bene, mi partono le palline, girano per il cortile.
C'è questo che è un rosa corallo. Anche nelle foto non rende, non sono riuscita, rimane così, non riesco a farvi vedere bene il colore, però vedete, è una via di mezzo tra il rosso e il rosa, così più o meno si capisce già di più la colorazione che ha. Poi c'è questo arancione, bellissimo. Sembra molto acceso, ma non lo è. È un'impressione. Poi ci siamo quasi. Questo che in teoria doveva essere un verdino, in realtà è un giallo, perché il vero verde è questo. Vedete la differenza? Questo è un verde stupendo e questo è giallo. E quindi, aiuto, tra un po' mi cade tutto, perché se vedete, guardate come sono accampata. Bellissimo. E nulla. Questi sono tutti i miei acquisti fatti alla fiera, sono contentissima, ho speso un bel po', però sono felice comunque. Qui ho tantissime metrature, quindi oltre a fare io i bracciali, metterò a disposizione alcuni, boh, partita, metterò a disposizione 7 metri per, al momento per ogni colorazione, li metterò a 50 centesimi al metro. Normalmente li trovate a 80 centesimi o più, io li metto a 50 perché alcuni non si stringono appunto bene, allora non faccio distinzione, 50 centesimi al metro. E quindi se avete bisogno e vi interessano, contattatemi o qua o su Facebook. E adesso se riesco vi faccio fare una carrellata di immagini di questi qua, che però mi sa che rendono tanto quanto rendono in questo video, quindi non è detto che ve le metta. E cercherò poi di fare delle foto migliori, di modo che poi anche sulla mia pagina Facebook potrò far vedere meglio le colorazioni, perché poi si sa comunque dal vivo i colori sono sempre diversi da quelli in foto e vi dico, alcuni risultano molto più accesi qua e in realtà sono un po' più tranquilli, altri invece sembrano molto molto chiari e quasi non si vede il colore come il lilla laggiù e poi in realtà si vede bene la differenza tra lilla e grigio. E nulla. Questo è quanto. E se qualcuno di voi è stato alla fiera, perché ho visto che su Facebook qualcuno me l'ha scritto che c'è stato, e non so se fate un video, se avete YouTube di conseguenza, fate un video con quello che avete acquistato, se volete potete metterlo come video risposta, io li accetterò. L'importante è che sia la fiera manualmente, quella che c'è stata a Torino, non magari da altre parti, però vabbè, volendo specificare dove è stata. E nulla. Adesso vi saluto, vi ho riempito questi giorni di video acquisti e al più presto vedrò di ricominciare con i tutorial, anche perché ho in mente qualche collaborazione che dovevo iniziare quest'estate ma non ci sono riuscita. Adesso posso riprendere, ho tempo libero e quindi mi ingegnerò a fare qualcosa. Niente, vi saluto, vi mando un bacione. Ciao ragazze!